Buongiorno, benvenuti a questo nuovo appuntamento Video Analisi on Demand. Il primo appuntamento, chiedo scusa, un ritardo di una settimana, qui qualche problema tecnico che è stato risolto. Quindi oggi 10 aprile comincia questo nuovo servizio Video Analisi on Demand, dove voi potete richiedere le vostre analisi. Come? O cliccate sulla scritta sulla i che resta sempre lì sopra la mia testa, oppure commentate il video che vedete su, l'avete visto sui social network, l'avete ricevuto via mail, riscrivetemi via mail, l'avete visto su Twitter, reply come si sa fare su Twitter, retweetate, come volete, insomma sono a vostra disposizione per rispondere a tutte le vostre richieste di analisi. Servizio che nasce grazie anche alla sponsorizzazione eToro. Se cliccate sempre lì nella pagina dedicata a questo servizio trovate anche come avere informazioni sull'offerta di eToro, che è molto interessante. Tra altre cose, vedremo se in futuro riusciremo anche a intervistare qualcuno del team che vi spiegherà le tante opportunità che offre questa piattaforma conosciutissima, non devo dirlo neanche io, insomma sicuramente molti 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 di voi. Infatti la cosa che farò con queste analisi, tra altre cose, se venite sulla piattaforma eToro potete anche interagire con me, potete anche chiedermele lì le vostre analisi sugli strumenti di vostro interesse, e quindi là c'è anche decisamente una maggiore interazione. Dicevo, vedete già per esempio il grafico dell'euro-dollaro, mi avete scritto tantissimi, io cercherò di fare una scrematura, ovviamente vedrò di fare tra quelle che sono gli strumenti, gli asset più richiesti, e cercherò di rispondere a tutti, abbiate pazienza, insomma, tanto l'appuntamento si rinnova tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Quindi oggi per esempio cominciamo l'euro-dollaro, tantissimi di voi, è il cross, il cambio, anzi cambio contro dollaro, si chiamano cambio, cross sono quelli contro dove non c'è il dollaro, cambio euro-dollaro. Per esempio farò l'analisi, mi avete chiesto un'analisi, analisi molto semplice per quanto riguarda il nostro caro euro nei confronti del dollaro. Dopo il movimento che c'è stato al rialzo, dopodiché è partita questa inversione in area 1085-1086 e attualmente siamo arrivati su quello che era il livello da dove era partita a sua volta questo movimento al rialzo. Movimento al ribasso che è scaturito soprattutto dopo che c'è stata la notizia Reuters, che si rifaceva ovviamente a fonti interne alla BCE, dove hanno chiarito il messaggio: attenzione, non c'è nessuna intenzione da parte della BCE di uscire dalla politica espansiva in corso, e che quindi anzi fino a quando l'inflazione resterà lontana dal 2%, non sarà duratura vicino al 2%, non si parla di uscita, e quindi tutto quello che aveva alimentato il rialzo l'ha portato al ribasso. Quindi ora come ora, altra cosa che non ho fatto una premessa per chi non mi conosce, ma penso che molti di voi già mi seguono, userò i grafici Ekinashi che sono presenti sulla piattaforma di eToro, grafici Ekinashi che sono molto simili alle candele giapponesi, ma hanno l'utilità, l'aiuto di vedere quello che è il trend in corso. Ecco perché io farò sempre le analisi basate su supporti e resistenze statiche, le linee quelle orizzontali, che storicamente però sono destinate a essere saltate e violate, quindi breakout, caput, non ci sono più. Lì chiedo aiuto alle candele Ekinashi, perché per esempio vedete proprio adesso stiamo approcciando una zona di supporto interessante, però fino a quando non compare la candela verde Ekinashi, io il trend resta al ribasso. Sotto di me state vedendo anche il profilo di un utente, in questo caso David Kowalski, comunque potete trovarlo 4X Pirate. La cosa bella di eToro è che voi potete vedere anche ovviamente gli altri, i leaders della varia, nelle persone, tra le persone di classifica, insomma, e sono andato a scovare proprio lui, che è decisamente tra i top. Guardate, potete vedere tutto quello che è stato il suo rendimento 2017, 2016, 2015, dove interviene di più il 20,93% sull'euro dollaro, è un profitto, devo dire, una media 66,60%. Quindi sono andato a spulciare, sono andato a vedere nel suo portafoglio e ho visto che proprio sull'euro dollaro è al ribasso.
Quindi conferma la view, l'aperta poi recentemente 9 aprile, siamo al 10, quindi praticamente in apertura di sessione, e questo è il prezzo che l'ha aperto e quindi vedete tutte le informazioni giusto per integrare. Mi divertirò a vedere anche, andrò a spulciare tra i vari partecipanti, clienti di eToro come sono posizionate. Quindi in questo caso abbiamo visto che coincide con, non sempre sarà così, coincide con quella che è la mia analisi attualmente sull'euro-dollaro. Dall'euro-dollaro passiamo al, mi avete chiesto, il DAX GER30, il codice CFD ovviamente per eToro, GER30 DAX che viene da un trend decisamente, vedete, al rialzo, formato delle candele rosse ai chinasci però. Tutto dipende adesso dall'evoluzione in corso in America, quanto riguarda le tensioni internazionali, quello che vuole fare Mr. T, Mr. Trump, e poi anche ci stiamo avvicinando per quanto riguarda l'Europa al discorso elezioni europee, che sapete, 23 aprile, primo turno, e poi la settimana dopo inizio di maggio ci sarà l'eventuale ballottaggio. Quindi ora come ora anche l'Europa, così come l'America, aspetta di capire le prossime mosse, la prossima riforma fiscale tanto attesa da parte del mercato, se ci sarà dopo quella che non è riuscita della sanità, la riforma sanitaria. E quindi ora come ora per il DAX direi che il trend è abbastanza chiaro di fondo al rialzo. Potrebbe, c'è una candela rossa, c'è questo livello intorno ai 12.000 dove anche qui ha tracciato in passato delle candele rosse ai chinasci, però insomma vediamo. Mi sono divertito, sono andato a trovare a vedere chi tra i traders e c'è, leggete voi, sinceramente non mi va, Mahan, non so, perché qui è bello di eToro che può interagire con i traders di tutto il mondo, e lui, se andiamo al portafoglio, in questo momento è al rialzo, però non ha una buona performance perché se poi cliccando qui andiamo a vedere, sono operazioni che ha aperto molto più in là a questi prezzi, quindi insomma, però l'impostazione direi che resta comunque al rialzo. Anche questo leaders ora come ora si conferma tale. Dal GER30 passiamo al dollaro yen. Dollaro yen ha una correlazione positiva con Wall Street e l'indice Nikkei di Tokyo, quindi sembrava lo spauracchio, anche i 59 missili di Trump dell'America, più che Trump, insomma, sembravano un po', avevano fatto, c'era stata qui una potenziale violazione che però è rientrata e quindi adesso sembra volgere nuovamente al rialzo su questo supporto in area 110-40 circa. Tra i leaders sono andato a trovare un italiano. Tra altre cose, quindi Fabio Lemma, qua posso, non sbaglio, Fabio Lemma, che tra altre cose potete vedere è anche in acquisto sul GER30, chiedo scusa, arrivano chiamate, e sul dollaro yen è ancora short in guadagno, perché se andiamo a vedere l'operazione è stata aperta il 3 aprile ad un prezzo più alto, quindi ancora sarà interessante magari seguire nei prossimi giorni come intenderà. Quindi per il momento anche lui era forse, aveva speculato su quella che era la rottura di questo supporto e quindi per il momento resta ancora, andiamo a resta ancora al ribasso, vedete, vendi dollaro yen. Dal dollaro yen passiamo al gold. Gold è su una resistenza, una mega resistenza che è praticamente questa qui, dove già da quando sono stati toccati i minimi post elezioni Trump, da qui c'è stato il crollo a 1337 dollari la notte delle elezioni, poi è sceso qui fino a 1130-1128, c'è stato un primo recupero, una prima resistenza 1257, è tornato giù 1257, era arrivato anche a 1270 sopra 1270 dollari con le notizie 59 missili, però in serata chiuso addirittura attorno in rosso, quindi gold, l'impostazione ai chinasci resta al ribasso, fallito il tentativo di violazione nella seduta di venerdì, e oggi si torna a vedere del rosso ai chinasci. E per quanto riguarda gold c'è lui, Klassen, dico solo il cognome, che è in acquisto, però ha comprato, mi sa, troppo male. Se andiamo a vedere all'interno sono delle operazioni che ha, soprattutto ci sono delle operazioni aperte, vedete, a settembre e ottobre, e poi ha ricominciato, è ritornato a acquistare il 10 aprile, tutto sommato però, per dare atto, insomma, ha una buona performance. Questa qui del gold per il momento non la sta, non è che è partita bene, però tutto sommato, poi se andiamo a vedere il portafoglio, altre operazioni in carico con Bitcoin, per esempio, potete operare sul Bitcoin.
con i Toro, quindi riesce a diversificare. È importantissimo diversificare con i Toro, sono tantissimi i mercati a vostra disposizione che potete utilizzare. Chiudo con BPR, perché anche i titoli azionari mi potete chiedere, italiani, esteri, tutto, 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 chiedetemi, sono a vostra disposizione. BPR, che poi tra le altre cose durante il weekend è stato approvato il bilancio, il dividendo che sarà staccato, se non ricordo male, il 22 maggio, 6 centesimi, ha un'impostazione di breve al ribasso e vedremo se tornerà su questo supporto molto interessante in area 4,14, 4,15. Il livello che era anche poi stata una fantastica resistenza. Vedete, nell'analisi tecnica, resistenza violato diventa supporto e viceversa. E quindi ora da qui era ripartito il movimento rialzo, c'è stata questa flessione e ora per il momento quindi è il trend, resta al ribasso. Bene, si conclude qui questa prima video analisi on demand. Aspetto via email su Facebook, commentate il video su YouTube, sui Toro, soprattutto lì c'è un'interazione ancora più forte. Sono a vostra disposizione per le vostre analisi. Grazie e arrivederci a domani. Arrivederci.